Ed eccoci qui piena fita dell'Atalanta, Atalanta che vince 3-0. Mamma mia che roba ragazzi, Atalanta ragazzi! Tanti discorno, questo, quell'altro, non è una buona squadra, manco poco, come verrebbe la D? Mamma mia, davvero top top. Rifila tre gol da tutti, praticamente. E quindi c'è ben poco di. Sassuolo ci ha provato fino all'1-0 poi ha Messo i remi in barca, poi tra l'altro ha sbagliato anche un doppio rigore perché l'hanno fatto ripetere. Pinamonti davvero scarso come attaccante, non so come cazzo faccio canzeri a mamma mia che roba. Comunque, Atalanta assolutamente impetuosa, secondo me, c'è un gioco incredibile insieme con l'Inter. Giocatori davvero messi in campo per quanto possa stare l'antipatico Gasperini fa giocare sempre bene le squadre, nei vari anni ha fatto sempre giocare bene le squadre Troppo qualche anno più, qualche anno meno però è sempre rimasta lì a Atalanta e quindi c'è da solo che complimenti vuol dire Pasalic, Kopmaners e Bakker solo ci ha provocchiato ma e ne è più lo tasselo di una volta eh, attenzione perché rischia anche perché il verona de, che ha giocato oggi contro la Juve eh, attenzione attenzione vediamo un attimo i tiri 28 a 12 mamma mia te ne importa 13 a 4 calci d'angolo 11 a 5 anche tu qui una marea di calci d'angoli e quindi questi sono i dati anche quelli di Napoli e Genova pareggio, il Napoli l'ha messo malissimo a mio modo le vede mamma mia, chiamato Mazzarri ha fatto peggio legazia secondo me qualche risultato ma il resto davvero secondo me il Napoli è la peggio squadra dopo aver vinto lo Scuretto a fare un campionato così brutto perché a memoria storica non mi ricordo una squadra che l'anno dopo ha fatto così schifo se ne vuoi essere sincero e quindi niente. Con di Friendrup e in Gong che non capisco perché li mettono sempre al 59esimo, hanno messo questo è un giocatore che secondo me dovrebbe giocare a titolare subito perché è no è un ottimo giocatore, forse non le pochi acquisti fatti bene e tutti quelli presi e quindi al Genoa infatti Attenzione, perché infatti io su, sui pronostici ho preso tutti e tre. Avevo messo X gol e over 1 e mezzo. Tutti e tre presi sullo studio. E quindi davvero male male, bene invece al Genoa che è un punto contro, uno, diciamo, tra miglia virgolette, grande. Che quest'anno sembra tutto, tranne che una grande Napoli. Classifica. Vediamo un attimo. Il Napoli è sempre nono con 36 punti, però è sempre attaccato da Roma a 2 punti, speriamo le vince i romani. Il Bologna, tocca vedere che fa, e l'Atalanta che ho già vinto con 45 punti, e quindi siamo tutti un po' attaccati. Però il Napoli davvero male male, è troppo intermittente secondo me, e quindi niente, il Genoa invece dodicesimo con 30 punti, tanto decina dei punti e si salva. Quindi, ottima stagione, ma l'avevo detto io che il Genoa si sarebbe salvato con più anticipo. E vediamo poi: avere una Juve, la Juve davvero male, davvero male la Juve, mamma mia, va solo sui singoli perché sennò, no, davvero male come gioco. anche male male secondo me la Juve è ora che già l'avevo detto mille volte tempo fa è ora che cambia allenatore perché oramai Allegri è bello che Gito peggio del Mourinho e secondo me anche allenamenti durante la settimana fa la stessa cosa o meglio i non allenamenti perché si vede che la Juve proprio a un certo punto esplode proprio e invece il Verona viceversa per quanto che a bassa classifica se l'è giocata a viso aperto ha fatto la partita al contrario della Serenità che ha fatto letteralmente schifo ieri senza manco provarci rimane sempre terzo ultimo. però porta via un punto ottimo quindi 20 punti e infatti come hai detto il Sassuolo è proprio sopra con 20 punti a pari merito e quindi attenzione il Sassuolo perché senza sveglia è... Eh, L'anno buono che può essere che va in Serie B, eh. e quindi niente. Queste erano le partite di oggi. Belle partite, devo dire la verità, ho visto un po' tutte, tranne quella del Napoli, ho visto solo il secondo tempo. Ma però, belle, divertenti, perlomeno. E adesso domani vedremo un attimo. Già sono scritto tutti sul quaderno che il primo fatto lo studio della di de tutte quante le partite proprio tutte quando dico tutte tutte anche serie B serie C eccetera però va bene soltanto dico solo la serie A sempre se la trovo magari do cazzo eh da a Bologna ho messo molti gol 1-3 casa più 0-2 ospite più x2 io mi sento che secondo me il Bologna può fare risultato vediamo pronto pronostico, gol e poi ottenesse Cagliari x2 e molti gol, 1-3, ospiti conto sul fatto che il Cagliari ovviamente ha bisogno dei de punti, ma soprattutto è ora che si è una svegliata, perché già con la Lazio Ranieri vuole dare dimissioni poi la squadra ha fatto gruppo e ha deciso di de di de de non esonerarlo in pratica perché Danieli vuole andare via assolutamente, giustamente, è il nome con le palle, mentre i giocatori molto, molto meno e quindi è ora che se danno la svegliata appunto su questo, ma non è facile ovviamente. È un po di Fiorentina, X, gol e multi gol 1-2, per me non ci saranno più dei due gol in questa partita, anche qui molto contro pronostico ma vedremo. Flossignone Roma, 2, gol e over 2 2,5, direi che questi... Tutti i pronostici che ci stanno ampiamente, speriamo, sarebbe ora di non subire gol perché subiamo sempre gol, ogni partita, cazzo. Speriamo. E Monza-Milan gol e molti gol di 4. E questo è lo studio della serie per domani. Speriamo di chiapparne la maggior parte. Oggi sempre una sì, una no, perché do sempre due pronostici: uno un po' più easy, l'altro un po' più hard. Eh, se, vuoi, se vuoi migliorare, tocca migliorare, assolutamente. Tocca, tocca studiare meglio, evidentemente. Poi vabbè, escono trappole incredibili. Cioè, puoi fare poco niente, ovviamente. E quindi niente, appuntamento a domani e vediamo un po' come sarà andata la serie A.